invece buongiorno. Ma perché mi urli sulle orecchie? Allora, questo qua ve lo dico subito, è un video novello, bellissimo, meraviglioso, straordinario. Io penso che questo qua ve lo dovete guardare tutto almeno 3 volte, perché siamo in un posto meraviglioso. Quindi mi raccomando, guardatevelo, perché questo è il video più visto da chi lo guarda e più guardato da chi lo vede. Quindi guarda che roba, guarda che roba, guarda che roba, guarda che roba. Ciao! Allora, abbiamo lasciato San Vitolo Capo perché altrimenti il sindaco ci dava la residenza, non riuscivamo più a spostarci da quel paese, troppo bello, troppo bel mare. E adesso stamattina ci muoviamo e andiamo verso... Non è detto che ne troviamo anche uno più bello. Non è detto, non è detto, la nostra ricerca continua. Macari ci aspetta, Macari ci aspetta e andiamo in... Andiamo. Per la strada ci fermiamo anche perché ci sono diverse calette da scoprire. Orietta, abbiamo trascorso una splendida giornata sulla spiaggia di Santa Margherita. Che belle queste zone naturali. Ce ne stiamo innamorando, sì, veramente, sì. Perché siamo a novembre, va benissimo, il clima è qualcosa di favoloso, abbiamo proprio preso l'estate per la coda. Noi sì. Però stiamo assaporando anche, grazie alla presenza di poche persone, di poca gente, la libertà, la possibilità proprio di fermarsi vicino alle spiagge, praticamente con le ruote del camper sulla sabbia, di dormire tranquillamente vicino al mare, ed è un grandissimo lusso. Questo è il sogno di ogni camperista. Poi guardate quanta gente c'è oggi in spiaggia. Ale! Cioè, siamo a novembre, dai. Sì, ma è un grandissimo privilegio. È tutta per noi. No? È tutta per noi, ma... è meravigliosa. E non solo queste cose che hai elencato tu, ma ieri sera abbiamo passato una serata meravigliosa. San Vitolo Capo, sì, c'era una festa. Con la festa di fine estate, ma quanto abbiamo ballato. Orietta, la fine estate qui è a novembre. Ci rendiamo conto. Cioè, è un clima straordinario, la Sicilia sta veramente facendo innamorare, il termine giusto, la stiamo scoprendo
stiamo viaggiando come turisti, come viaggiatori. Per il momento abbiamo visto le cose più belle, probabilmente. Ci saranno, incontreremo anche dei lati negativi di quest'isola, che ci sono sicuramente, li conosciamo. Sappiamo, perché siamo venuti ancora 3 anni fa, abbiamo fatto... Ci sono delle cose che non vanno proprio bene, che abbiamo visto. Va bene, comunque intanto sappiamo che i siciliani sono generosi. Ah, il siciliano c'è un carattere così espansivo, affettuoso, amichevole. Ma anche generoso, hai visto ieri sera? Mangia ma gratis, no, sì, a tutti! Cioè, alla festa! Dal primo al secondo, il dolce da bere, tutto gratis. Da mangiare per tutto. E c'era la piazza piena, strapiena. E quando c'è da mangiare gratis, la gente... si fionda, ma anche roba buona poi. Ah, buonissima. E per finire, Orietta, del posto caratteristico, si è messa in coda e mi ha portato 2 piatti che dentro c'era un mini cannolo, un po' di tutto, le cose fritte, 4 dolcetti, le pannelle, adesso non so come si chiamano, un dolce anche proprio grandissimo che hanno tagliato al momento. Giusto, perché durante il giorno qua non abbiamo mangiato niente. Il contrario. Sto mangiando. Non so come torneremo a casa. Sto mangiando. Rotolando. Sto mangiando talmente tanta roba dolce che alla sera mi tocca lavarmi i denti con l'acquaragia. Ma non possiamo rotolare, perché dobbiamo andare in salita, non in salita. Discesa. Non si rotola. Allora lasciamo San Vito Lo Capo, lasciamo questa bellissima spiaggia, questo ormai tardo pomeriggio, e ci dirigiamo verso nuove incredibili avventure. Andiamo verso Trapani. Trapani, Erice o Trapani, adesso vediamo. Erice, andiamo a Erice. Prima. Allora Orietta vuole andare a Erice. Scusa. Quando Orietta esprime un desiderio, bisogna... assecondata. Assolutamente. Viva Orietta, viva la Sicilia, andiamo a Erice, vamonos, il video continua. Grazie a tutti. No, ma grazie, non abbiamo finito, il video continua. Eh sì, intanto non ringraziamo mai nessuno. Ma poi credono che il video sia finito. Non è finito qui. Non è finito qui. Ne abbiamo ancora di stupidaggini da dire. Stupidaggini, sono una persona seria, io sono una persona seria. Guarda là, sono serio. Seri. Non la sopporto più. Oggi poi il canale si titola Camper con un solo e basta. Amore, questo no. Questo video nessuno Orietta è stata maltrattata.
non riusciamo ad andare avanti qua. Ogni 5 chilometri ci tocca fermarci perché c'è qualcosa di bello da guardare, da vedere. Ma è una zona che incontriamo persone che è veramente fantastiche. Dobbiamo dare retta a tutti. Una cosa. Poi i siciliani sono affabilissimi, forti. Ci danno indicazioni in continuazione. Poi guarda, sti posti qua sono incredibili, incredibili, incredibili. Non riusciamo ad andare avanti. No. Vuoi che guido io? Ah, se vuoi guidare tu, come vuoi. No, guida tu, dai. Saverio, la manna. Ma tu l'hai visto? Ve lo diciamo subito. No, io no. Non lo abbiamo incontrato. Chi è Saverio la manna? Ma chi è Saverio la manna? Chi è? Il protagonista della serie TV Macari. Vi facciamo una confessione. Sì. Noi di questa serie televisiva, che hanno fatto tre cicli, tre stagioni si dice, tre stagioni. Non ne abbiamo vista neanche una puntata. No, perché non guardiamo la TV? Mai, no. Praticamente. E non guardiamo la televisione. È sfuggita completamente. E quindi noi gira di qua, gira di là, gira di su, gira abbiamo di giù. Visto dei posti stupendi, vediamo, continuiamo a vedere posti meravigliosi. E Onetta mi fa, oh, ma qua è un posto bellissimo. Meraviglioso. E tu mi dicevi... ci farei un film? Ma sì, andavamo in un altro posto. Ma guarda, questo è da film, è da... guarda. Sì. E poi abbiamo scoperto che qui a Macari effettivamente hanno girato questa serie televisiva con la manna, con la K, Macari con la K, che sicuramente voi avete visto. È molto bello. E noi siamo stati in tutti i posti che... praticamente hanno toccato tutti i set di questa serie. E abbiamo scritto nel titolo il vero set, perché ci siamo anche resi conto, beh, dopo siamo andati, ci siamo incuriositi e siamo andati a spulciare un attimino nell'archivio della televisivo e siamo andati a vedere qualche puntatina. A sto punto ci era venuta la curiosità. Sì, perché non sapevamo niente noi. Sì, ma siamo rimasti un po' delusi perché Orietta alla fine... Sì, non hanno fatto vedere... i posti caratteristici, ambienti, è tutto girato la maggior parte internamente, quindi l'esterno si vede molto poco. Ed è un peccato, perché il vero set che si vede di sguincio ogni tanto, ma è questo naturale. È un paesaggio naturale, tutto. Insomma, vi abbiamo fatto, vi facciamo vedere molto di più noi di Macari che loro con la serie televisiva, con tre serie televisive. Fra poco esce anche la quarta, mi pare di aver letto. Questi posti veramente ci stanno incantando, sì, come sì. Dice Orietta, troppo, troppo bello. Cioè, ma è inutile, noi facciamo anche dei video, abbiamo girato ore e ore di registrazione. Ogni volta che arriviamo in un posto, qui in Sicilia, in questa zona della Sicilia che stiamo visitando, arriviamo e facciamo ore di filmato, non sappiamo da che parte girarsi. Perché viene spontaneo proprio riprendere questi momenti, che tra l'altro ad occhio nudo è un'altra cosa. È un'altra cosa. Perché invitiamo tutti a visitare questi posti, sono troppo belli. Adesso siamo a Macari. Indescrivibili. Adesso siamo a Macari. E anche qui è veramente un'emozione, una suggestione. Ci sono suggestivo proprio, a Santa Margherita e poi anche tutto il litorale vicino, questi monti imponenti, selvaggi, vigorosi, queste spiagge selvagge. Sì. Questo mare cristallino, azzurro. Il contrasto col colore delle montagne, del mare. Tutto a strati colorati, incredibile.
E noi possiamo fare 100 video, 1000 video, ma non No, possono rendere no, l'idea come ad occhio perché nudo. dovete venire qui Sì. in questa zona del Trapanese perché è veramente straordinaria. Sì. Bisogna viverle queste cose Certo. in prima persona, fermarsi soprattutto, Rietta, in questa stagione. Che non c'è turismo, c'è pochissima gente. Infatti, ti assapori tutto in maniera diversa, Sono convinto che se molto vieni di qua più. in agosto, quando c'è la folla, i bambini che gridano, No, no. si perde la poesia. E quindi io direi venite, continuate a guardare il nostro video, venite di persona in questi Sì, luoghi. almeno. Viveteli, assaporateli, perché non si possono spiegare. È come voler spiegare il No. sapore di un cannolo, il Non si può. gusto di Non si un'arancina, può spiegare. il sapore di un caldo freddo. Non si, te lo posso spiegare, sì, ma Ma non è la stessa cosa. bisogna venire qui e provare di persona, vero Rietta? Sì, e noi siamo stati felici, siamo felici di continuare il nostro viaggio Certo, esplorativo. benissimo. È molto bello, molto Ci bello. siamo risparmiati di andare a vedere la casa di Lamanna che è qua vicino, anche perché è poco significativo alla Sì, ma fine. noi abbiamo visto altre cose molto belle, quindi. Più belle, più belle. Non abbiamo incontrato No, Lamanna, va bene, ma dai. siamo strafelici. Sì. Continuate a guardare il video perché Merita. merita, 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 merita. E poi c'è Erice che abbiamo visitato sempre in questo video, fra qualche Sì, istante. sì. E anche Anche quello. quello fa parte sempre del Trapanese, della Ah, zona di Trapani. l'Italia è meravigliosa e la Sicilia è Sì. uno dei fiori all'occhiello di cui ci possiamo Sì, vantare. Andate ad certo. Erice, lo stesso. Un panorama straordinario ti lascia a bocca Eh aperta quando sei beh, sopra. ma ti regala qualcosa che ti porti sempre con te, quindi consigliato. E grazie per l'attenzione È per quella che ci e riserverete. per sì, beh, certo. Grazie di tutto. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. E continuate a guardare i video. E sì. Più guardato da chi lo guarda e più visto da Vede. chi lo vede. Batti 5. No, c'è gli occhiali. Batti Ti è andata 5. male? Adesso è andata bene. Orietta, buongiorno. Ascolta, Buongiorno. li hai portati? Li hai portati? I Cosa? trapani, c'è scritto qua, porta i trapani. Oh, sì. Questo vicoletto
un panorama stupendo. Paesino arroccato, Erice. E non è difficile arrivare fino a qua, però c'è la possibilità di venire anche in funivia, che da Trapani porta direttamente ad Erice. Adesso in questo periodo però è chiusa, non so, per manutenzione fino al 29 novembre. Peccato, ma noi siamo venuti lo stesso. Col camper si sale una stradina abbastanza tormentata. Noi l'abbiamo fatta di notte e onestamente Insomma, è dai, stata un po' è impegnativa. perché è buia, non ci sono luci, solo per quello, ma non è un po' in salita, ma Ci sono molti tornanti sì. e vi facciamo vedere dove abbiamo parcheggiato il camper gratuitamente, naturalmente come al solito, e dove abbiamo dormito. Bene Andiamo, anche, facciamo abbiamo vedere. dormito. Eccolo qua, 200 metri prima di arrivare ad Erice, c'è questo bellissimo spiazzo, si può anche dormire di notte tranquillamente. Metterai la E posizione. mettiamo la posizione. E adesso partiamo da Erice e andiamo a Trapani. Iscriversi al canale in camper con Orietta e Geniale. Parola di Einstein. In camper con Orietta, viaggiando senza fretta, paesaggi straordinari, luoghi tutti da scoprire. Montagne e mari blu, ogni giorno un'avventura, con il sole o con la scura, sempre insieme noi due. In camper con Orietta, la vita è sempre perfetta. Sensazioni mai perdute, storie che non rendi, sogni che ci han condotte. In camper con Orietta, la vita è sempre perfetta. Strade nuove da esplorare, ricordi da conservare. Tra boschi e prati verdi, sensazioni mai perdute, storie che non rendi. Sogni che ci han condotte in campo con Orietta. La vita